la luna piena brillerà solo per noi, cuori all'unisono. C'è una connessione, stretta relazione tra l'amore ed il dolore. Oggi qui è un giorno di scuola come un altro, ma tra gli alunni c'è un nuovo arrivo. E chi è questa conciata in quel modo? Mamma mia, me la sentite questa puzza di pesce? Fosse solo quello il suo problema. Di certo dovrebbe denunciare il suo parrucchiere. Shh! Silenzio, ragazzi! E tu chi sei? Credo che tu abbia sbagliato classe, signorina. Come chi sono, professoressa? Sono Irene, la nuova alunna. Ah, certo, ho sbagliato io. Ragazzi, questa è Irene, la nuova alunna. Irene, vatti a sedere vicino a... No, non vicino a me, per carità. E va bene, vicino a Michele. Accomodati, Irene. Non so nemmeno io perché mi sono seduta vicino a questo ragazzo. Certo che è buffo, ma sembra gentile e carino. È certamente diverso dagli altri. Ciao. Ha gli occhi azzurri come l'oceano, i capelli rossi come i coralli della barriera. Ciao, io sono Irene. Sai che hai dei bellissimi capelli? Ciao Irene. Grazie, io sono Michele. Piacere di conoscerti e benvenuta nella nostra classe. E bravo tic-ticchere. Tra strani vi intendete, Che schifo. Sono passati alcuni giorni da quando Irene è arrivata alla nuova scuola. E con Michele è nata un'amicizia speciale. Hanno iniziato a vedersi tutti i giorni e dopo scuola amano stare qui, in riva al mare. Adesso che siamo amici, Irene, è giusto che tu conosca il mio segreto. Un segreto? Michele, di cosa si tratta? Sai, io sono malato. O meglio, il mio cuore è malato. Il mio tic-tac, mi piace chiamarlo così. Fai capricci. Ecco perché per prenderti in giro ti chiamano tic-ticchele. Già, esatto. E tu invece? Sono 2 mesi che sei a scuola. Dimmi come ti trovi. Non lo so, con te sto bene, ma gli altri? Cos'ho che non va? Le ragazze parlano male di me, i ragazzi mi offendono. Non mi sono mai sentita così isolata e a disagio. Non lasciarti abbattere. Tu sei forte e non c'è nulla in te che non va. Sai, le persone possono essere molto superficiali e spesso offendono tutti quelli che sono diversi da loro. Conoscere e capire gli altri costa fatica. Anch'io in passato sono stato vittima di compagni che con troppa leggerezza mi hanno bersagliato con nomignoli e frasi ingiurose. Ma sono ancora qui ed il mio carattere si è soltanto rafforzato. Forse hai ragione, magari con il tempo andrà meglio. Ma sì, magari già domani, in palestra, tutto potrebbe iniziare a cambiare. Irene, puzzi! Ai! Sarà perché indossi sempre gli stessi orrendi abiti? E i capelli? Non lo sai che l'azzurro non è più di moda? Ma non preoccuparti, abbiamo noi la soluzione al tuo problema. No, che fate? Lasciatemi! È ora di fare un bel bagno a te e un bel bucato ai tuoi abiti. Ehi, ma non torna più su! Accidenti, andiamocene via di qui. Veloci, prima che i prof ci becchino. Vigliacchi, tranquilla Irene, arrivo. Ma cosa ti sta accadendo? Non importa, ti aiuto io. Michele, non c'è bisogno di aiutarmi. Diciamo che non affogherò. Vedi, anche io ho un segreto. Sono una sirena. Dalla riva del mare ho sempre osservato il vostro mondo e desideravo tanto venire a vivere qui. Sono disorientato. Ho il cuore che mi batte all'impazzata. Ma come hai fatto finora a vivere fuori dall'acqua? Noi sirene abbiamo 3 cuori. Uno per vivere nel mare, uno per trasformarci e uno per vivere sulla terra in forma umana. Ma a contatto con l'acqua torniamo subito nella nostra vera forma. Continuo ad avere il cuore che mi scoppia, forse per lo spavento, forse per le emozioni, o forse perché sei ancora più bella del solito. Sono felice che tu possa vivere in un altro mondo, senz'altro migliore. Oh! Michele, cos'hai? Michele, Michele! In effetti, lo sforzo per aiutare Irene e la forte emozione nello scoprire il suo segreto hanno assestato un duro colpo al fragile cuore di Michele. Ed ecco che la nostra storia ci porta qui, dove non avremmo mai voluto essere, in ospedale. Il ragazzo sta troppo male, è in pericolo di vita, senza un cuore nuovo non sopravviverà. Purtroppo la lista è lunga e il tempo a disposizione è poco, non credo ce la possa fare. Non è possibile, Michele voleva aiutarmi,
e adesso rischia la vita. Se morirà sarà anche colpa mia. Non devo piangere. Tocca a me aiutarlo. Appartengo al mondo degli abissi e ricordo bene che alcune famiglie di sirene, discendenti dai polpi che hanno tre cuori, conservano ancora questa caratteristica. Io appartengo ad una di queste famiglie. Posso salvare la vita a Michele. Gli donerò uno dei miei cuori, anche se questo mi indebolerà moltissimo e non potrò mai più tornare sulla terra. Dovrò andarmene da qui, tornare al mio mare, e questo sogno finirà. Ma nulla è più importante di salvare un amico. È troppo grande il bene che gli voglio, e vivere sulla terra senza di lui non avrebbe senso per me. Michele deve vivere. L'operazione è riuscita. Sono trascorsi 6 mesi. Michele è tornato alla vita di sempre, ormai salvo. Irene osserva tutto come un tempo, dietro la lunga barriera corallina. Sono trascorsi tanti mesi. Michele sarà salvo. Ma si ricorderà di me o mi avrà già dimenticata? Ma aspetta un secondo. Quello sulla riva non è lui? Irene, dove sarai? Sei una sirena ora. Sarai tornata al tuo mondo, mentre se io continuo a vivere nel mio e grazie a te. Mi manchi. Michele, sono qui, di nuovo. Ho temuto di non rivederti mai più. Sei bellissima anche come sirena. Ma ti sei accorta che per abbracciarmi sei uscita fuori dall'acqua e non ti sta succedendo niente? Certo, ho capito tutto. Per salvarti ti ho donato uno dei miei 3 cuori. Questo mi ha costretto a tornare in mare, ma ora che siamo vicini, i 3 cuori sono tornati a battere all'unisono, ad essere una cosa sola. Quindi possiamo scegliere di vivere ovunque, tra terra e mare, basta che i nostri cuori siano vicini? Esatto. Il nostro amore non avrà più barriere fin quando noi saremo vicini, e i nostri cuori batteranno all'unisono.